Michela Di Donna, il sindaco ha parlato di trasformismo e sessismo, ci spiega un po' come ha vissuto tutta questa acrimonia nei suoi confronti da donna? Da donna che milita in politica da tanti anni, perché non è solo una questione, a me ad esempio non piace chiamarle quote rosa, non mi piace sentirmi chiamare, come è successo durante il consiglio regionale, le femminucce. Io penso che noi siamo donne e poi in quanto tali possiamo essere più o meno brave, più o meno forti, come gli uomini, in ugual misura. Da donna che milita in politica da tanti anni, da donna che è scesa in campo in già diverse occasioni, ricordo 5 anni fa candidata in regione quando il centrodestra non era unito, quando chiedere di votare Forza Italia non era facile perché non eravamo certamente il carro del vincitore, ma per coerenza, per costanza, per voglia e perché credevo in un progetto politico, sono sempre stata dalla stessa parte. Sono sempre stata dalla stessa parte 2 anni fa, quando sono stata candidata per il centrodestra nel collegio Foggia-Gargano alle politiche del 2018, e in quell'occasione mi fa piacere sottolineare il bel risultato che abbiamo portato a casa, nonostante il vento fosse il vento dei 5 Stelle. Eppure noi nella provincia di Foggia, grazie ad un rapporto costante col territorio, grazie alla campagna elettorale che ho sempre strutturato e ho sempre fatto, abbiamo sempre fatto noi proprio come squadra, a tu per tu con la gente, di vicinanza, perché poi questi rapporti si costruiscono ogni giorno nel lungo periodo, non si possono inventare in un mese di campagna elettorale. Ebbene, col senno di tutto questo, di quella che è la mia storia, una storia ben nota ai vertici del partito, alle segreterie regionali, alle segreterie provinciali, da donna politica, perché non faccio una distinzione di sesso, perché io da donna mi sento una donna valida, capace, che vive tutte queste sfide con grande entusiasmo. Ecco, Forza Italia è riuscita invece a spegnere quell'entusiasmo, anche a causa, insomma, per le vicissitudini che ci sono state in questi ultimi giorni. C'è anche una differenza nella Lega, perché poi le candidate governatore sono tutte donne, quelle leghiste, insomma. Sì, ho notato sì. Una grande... parlato anche prima con Matteo Salvini, questo perché, ritorno al discorso di prima, non è questione di sesso, non è questione di quote rosa, è questione di qualità delle persone. Allora, se un partito ha voglia di crescere, deve puntare sui cavalli di razza, siano essi uomini o donne, deve puntare sulla militanza, sulla coerenza. Oggi noi stiamo vivendo l'assurdo, io ho visto l'assurdo ad esempio in Forza Italia, mi riallaccio al discorso di prima, Forza Italia oggi candida Maschietti, che non hanno la mia storia, che hanno condiviso il governo di centro-sinistra fino all'altro ieri, fino al giorno prima di consegnare le liste elettorali, ha creato una lista dove in apparenza candida 5 donne e a loro va, ecco, ad esempio io do un grande in bocca al lupo alle candidate donne di Forza Italia, ma poiché leggo nell'atteggiamento di Forza Italia un po' di malafede, consentitemelo, nello scegliere le candidature, anche perché poi a livello regionale Forza Italia, sottolineo, non ha rispettato la quota di genere del 60-40, ebbene in questa visione per quanto riguarda il nostro territorio, io leggo in particolar modo appunto malafede nei confronti del partito candidando 5 donne, e vi dico di più, spero di essere smentita, e sarò smentita se e solo se eletta in consiglio regionale nelle file di Forza Italia per la capitanata ci sia una donna. Dobbiamo fare un passo indietro nel tempo. A gennaio di quest'anno io e il sindaco di Foggia, in qualità di esponenti di Forza Italia, siamo stati convocati a Roma alla presenza di Tajani, dei segretari regionali e insomma, della struttura verticistica del partito di Forza Italia, e insieme anche a Gian Diego Gatta. In quell'occasione Forza Italia per la prima volta inizia a parlare in maniera ambigua e a chiedermi di non essere e dirmi che non sarei stata candidata in regione, ma che se avessi voluto potevamo ragionare per un collegio alle politiche successive, perché non era il caso di candidare la Di Donna alle regionali, anche se hanno ringraziato.
ringraziato per il grande risultato che aveva avuto, fatto sta che la sintesi del discorso era per le regionali scende Gian Diego Gatta e la di donna poi vediamo che cosa fare. Un ragionamento ibrido, un ragionamento che insomma, sinceramente non mi aspettavo di essere convocata dal partito in pompa magna alla corte di Forza Italia per sentirmi dire fai un passetto di lato, ecco, non mi hanno detto fai un passo indietro, però fai un passetto di lato. Io sono una donna del territorio, sono una donna alla quale piace fare le campagne elettorali, non le devo però fare per forza, non me l'ha prescritto il medico, ho voglia di impegnarmi per questo territorio, ma sentire il mio partito chiedermi di fare un passettino di lato a favore di qualcun altro per poter garantire la composizione delle liste, per mille motivazioni espresse in quel contesto, mi ha lasciato un po' basita.